Angela, forza, su, che tardi. Io sono già pronto, vestito. Su, forza, forza, Angela. Come hai dormito? Bene, benissimo. Per fortuna c'è lei, l'aria condizionata. Lei? Ah, non mi avrei detto lui i condizionatori. Ah, ok, vabbè. Sono i giorni più caldi dell'anno. Ci siamo presi due granite, ragazzi. Con la panna solo sopra, però siamo stati bravi, ci ha chiesto sopra o sotto, o sopra e sotto, noi solo sopra. Eccola qua, allora io ho preso due gusti, pistacchio e fichi bianchi. Oh, Scusa me Angela. rubi subito. Vabbè, d'altronde come si fa? Guarda il pistacchio com'è cremoso. Questa, cioè, diresti mai che è una granita? Sto cercando i fichi perché voglio provare. Oh! No, mi sa che è pistacchio. Oddio. No, vabbè, raga. No, no. Aspetta, vado a prendere anche il fico bianco, È sotto, non lo trovi? Che bontà, sai, provo la tua allora. Oddio, ma è una crema o è una Sì, granita? Paolo ha preso caffè e mandorla. Questa è la tipica granita di caffè con panna, aggiunta anche la mandorla. Ma che te lo Buonissimo dico anche a il caffè. fare? Dov'è la mandorla? Vai Dov'è sotto, la vai sotto che trovi. mandorla? Eccola, Eccola! eccola, eccola. Che bontà, mamma mia. Sono giornate di cibo, L'ingrasso, mare, l'ingrasso siamo famiglia, perché melanzane. melanzana è proprio parte integrante. Ah, Gelato, bello. anche il gelato sta Gelato, diventando un'ossessione esatto. quasi. Oggi siamo venuti in stazione, questa è la stazione Reggio Lido. Vedete, vedete un Reggio po'. Calabria Lido, un Cioè, po' un po' abbandonato, diciamo. abbandonata, sì, un po' Comunque ci abbandonata. sono tutti Aspetta, questi dicevi treni. Angela? Dicevo Sì? che ci sono tutti questi treni che fanno la costa, tutta la costa. Ieri, ad esempio, abbiamo preso un altro treno e andava verso la costa, La la Ionica, sulla Ionica. Ionica, Invece sì. oggi andiamo sulla Tirrenica Sì? e ci sono appunto questi treni che sono praticamente delle metro in pratica, perché si fermano continuamente e veloci. Quello di ieri era un treno nuovissimo, super aria condizionata a palla. No, alla fine bisogna dire che è Sì. comodo anche senza un mezzo Sì, anche senza andare a una visitare macchina. tutti i paesi sul mare perché ci sono Questi veramente sono i treni. treni dappertutto, si Sì. possono prendere e arrivare praticamente quasi dappertutto. Anzi, direi che forse è anche più comodo perché ci sono dei paesini magari che sono un po' piccoli, quindi i parcheggi sono scarsi, c'è un sacco di gente perché comunque è agosto. Invece col treno parcheggio non hai problemi, sali, ti Comodissimo, siedi e aria arrivi. Perfetto. condizionata. Quindi adesso abbiamo deciso che facciamo due tappe Due oggi. tappe oggi. Un Andiamo prima a Scilla, che è un gioiello pazzesco della gioiello Calabria. calabro. C'è una cosa meravigliosa, se la vediamo, E poi a e poi Bagnara. raggiungiamo la famiglia Bagnara per un bagnetto al mare. C'è addirittura il bagno, gratuito e pulito. C'è anche la carta igienica? C'è anche la carta igienica. C'è tutto. Arrivati ragazzi, arrivati. E il mare è là in fondo. Quanto è bello questo lungomare. Ci sono anche un sacco di spiagge libere, eh? Non me le ricordavo. Vista sul E il castello di castello lì Scilla. sopra, che spettacolo. Ragazzi, prima di farci un tuffo in quest'acqua, che non so se si vede, ma è di un colore pazzesco.
cioè è trasparente, verdissima, stupenda. Però ci siamo dimenticati il drone, quindi che peccato, non possiamo neanche fare una dronata perché sennò qua era veramente un capolavoro. Invece cosa facciamo? Con le nostre gambette stiamo andando verso Chianalea, che è un piccolo borgo di pescatori che si raggiunge qui a piedi da Scilla. E andiamo. C'è addirittura una mini chiesetta qui, scavata nella roccia. Adesso torniamo, usciamo dalla galleria. C'è la sirenetta! Strano poter bere dell'acqua, dalla fontanella, l'acqua potabile. C'è acqua sotto la fontana della sirenetta. Bella foto, Angela? Sì, perché questo posto è pazzesco. Comunque abbiamo girato il mondo, quasi, ci abbiamo provato. Però questi posti qua sono sempre spettacolari, no? C'è veramente proprio una storia pazzesca in ogni muro, in ogni cosa. E poi, secondo me, chi ha una casa con questa vista, cioè la persona più ricca del mondo, no? Che apre la finestra, il mare lì davanti a un passo. Ragazzi, breve stop Ghiacciolo, perché fa un po' caldo. Paolo è entrato, eccolo là. Ci sono tutti i prodotti tipici a base di bergamotto, che è appunto l'agrume tipico della Calabria. C'è la crema. La bergamotta, cosa stai dicendo? Vedi, c'è un legame, Calabria, bergamotto. C'è un legame, bergamotto. Non ci avevo mai pensato. Comunque c'è la marmellata, ma c'è anche la crema per il corpo, per le mani, per la colonia, le caramelle, ma soprattutto il vecchio amaro del capo. Amaro del capo, voglio il meglio. Era così. No. Amaro del capo, voglio il meglio. Forse sì, non lo ricordo. Con il ghiacciolo hai preso. Questi sono rimasti, Angela. Va benissimo, il limone. Limone? Il freddolone al limone. 3 anni senza basilico e qua me lo mettono così, per strada. Sul davanzale. Tra l'altro guarda che scorcio, questo paesino, spettacolare, bandiere d'Italia dappertutto, ci sono molto patriottici. Angela. Io sono con 2 ghiaccioli solo perché tu stai facendo il video, non grazie. Il mio tra l'altro è super limonoso. Sì, questo è così. Io direi che potremmo farci un tuffo qua con quella vista pazzesca. Io direi. Direi di sì. Arrivo! 41 gradi, ragazzi. Ma non è così male in realtà, pensavamo no, peggio. C'è il mare, c'è oggi era prevista. Fatto un tuffo, quindi siamo abbastanza freschi, stiamo andando alla stazione a prendere il treno per la prossima fermata. Siamo arrivati a Bagnara, adesso c'è la pausa pranzo, quindi il Carrefour è chiuso e qui ci sono i pomodori che stanno essiccando. C'è anche il sale, ecco qua, al sole. Signora, a che ora apre il supermercato? Alle 5. Alle 5? Ok, grazie. Oggi siamo scappati dal calore infernale che c'era a Reggio Calabria, punte di 45 gradi oggi, siamo venuti sull'Aspromonte,
a Spromonte, com'è che si chiama il paesino, Angela? Stiamo andando a Gambarie e da lì poi andremo a fare una camminata dalla diga del Menta a una cascata, quindi saremo in mezzo ai boschi, insomma un lato diverso della Calabria che non è quello del mare. Siamo venuti a rinfrescarci e infatti 25 gradi! Questa, ragazzi, è la diga del Menta. Adesso noi proseguiamo, andiamo verso le cascate. Si comincia a guardare un fiume. Oh. È buono, è facile. Piuttosto cammino nell'acqua. Che scarpette trendy per fare il cammino. Non programmato, quindi abbiamo solo le All Star per camminare. Ma che All Star? Le Carrera? Ah, tu sì, io no. E come si chiama? Che lei scende, no? Uh-huh. Anzi, però deve rifare tutti. Che... Ah, prima si scende, poi si sale. No, una volta che... Attenzione. Una volta che lei arriva, una volta che lei riscende tutti questi vanelle, questi vialetti, poi li deve risalire. E sono tutti a... Ma per quello poi andiamo a Gambari a mangiare il panino... Poi si mangia il paninazzo. Comunque è faticoso, puoi andare. Prima si fatica e poi si mangia. Ecco, sì, sì. Allora, buona passeggiata. Grazie, buongiorno. Ragazzi, qua ci sono momenti di calore, momenti di freddo, su correnti sempre diverse. E qua vicino al fiume una bella freschezza, uno spettacolo della natura. Sono un sacco di elicotteri che vengono a prendere l'acqua dalla diga e la portano probabilmente per spegnere gli incendi. Attento! L'elicottero che porta l'acqua! Dunque, ragazzi, noi stiamo scendendo intanto. Il sentiero è bello alla fine, è buono. Sembrava, nelle informazioni che avevamo, abbastanza difficile, per ora ci siamo. Tranquillo, vediamo l'ultimo pezzo com'è. Wow! Mucca! Sulla strada sei! Possiamo passare, per favore? Mangiare mangia, non è denutrita. Il problema è che noi dove passiamo. Però adesso dove passiamo? Ok, sono passato dall'acqua. E ora? Mucca, grazie. Oh, va, tranquilli che va. Ce la facciamo insieme? Vieni con noi! Ah, qua è bella scoperta, la camminata. Mucca dice che si va di qua, si scende di qua, ma non sono così sicuro. Siamo passati da sopra noi, Ciao Mucca, alla prossima. Cascata, ci siamo, si sente. Dov'è? Aspetta che arrivo. Hop. Uè. Bella. Uno, due, tre, quattro salti. Ecco, questa è la parte un pochino più difficile, ma non troppo, dai, ci stiamo ancora. Questo passaggio, ragazzi, non è semplice, un po' scivolosa questa roccia, siamo passati, ma insomma, così. Angela ha deciso di passare nell'acqua. Com'è l'acqua? Vai che è bassissima, vai. Si guarda il fiume. Ho perso. È congelata. Com'è che è? Ghiacciata.
però si riattiva la circolazione, cioè mi bruciano tutte le gambe. Da tanto è freddo. Vai, Angela, che non è finita ancora. Non so. Oddio! È congelata! È congelata! Oh! Ma però è un po' profonda in effetti. Come facciamo? Andiamo sasso, dentro tutti? Sasso sasso, dentro lo zaino. Tolgo il cellulare un attimo. Secondo guado. Guarda l'Angela come si allunga. Ci siamo! Oh! Guarda, guarda, guarda! Eccola lì, là sotto! Ancora da qua bisogna... Oh, qua! Okay. Qua ci si tuffa e basta. Ci si atrofizza un po' gli arti. Wow, wow! Wow! Spettaculo, spettaculo, spettaculo! Angela, come va? Tutto bene. Sei provata? Sono provata, mi sono un po' graffiata. Ai ai ai, Angela. Non posso vedere. No. Un po' tradicia. Ragazzi, non era così semplice, eh? L'ultimo tratto era non segnato. Aveva ragione il signore che abbiamo incontrato prima. Sì. Però vabbè, dai. Però vale sempre la pena, eh? Vai! 3, 2, 1! Ah! No! Ma calare! Non so io per quello, la voglio fare, calare! Esci di qua, esci di Com'è stato? Una passeggiata! Buttati Vito! Sì, sì, vai! Sì. Porca puttana! Ci siamo rinfrescati un po', ora si torna. Bella, bella giornata. Ragazzi, siamo arrivati nel centro di Gambari, che è questo paesino proprio in mezzo all'Aspromonte, è il centro un po' più grande degli altri. È ora di magnare assolutamente. Sì, attenzione, Angela, che sta passando. Paninazzi? Mamma mia, col capocollo. Un capocollo! La bomba di Gambari. Ragazzi, la bomba. Vi abbiamo selezionato per regalarvi la prima maglietta di questa nuova serie del nostro Ah! Maglietta. Aspromondo si chiama. Spiegateci un po'. Aspromondo è un progetto che nasce quest'anno dopo Aspromondo dopo 9 anni di Face Festival. Wow. A Reggio. E quest'anno sono 10 artisti, alcuni artisti insomma provenienti dall'Accademia e 6 docenti di diverse accademie delle arti d'Italia che fanno 10 installazioni in giro per Gambari. E scopriamo tutte mano a mano, Ferragosto saranno tutte pronte. Là sta uscendo. Quindi a Ferragosto tutto pronto? Sì, sì, intanto mano a mano nel pomeriggio a quest'ora 9 di cosa stanno facendo. C'è gente che lavora in diversi posti sul sito. Che bello! Facefestival.org. Grazie. Vedete il geomap dove stanno lavorando gli artisti. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Capocollo, pecorino e bomba? Sì, 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 sì. Tutti prendiamo anch'io. la bomba di Gambari. Quindi quanti sono i panini? 3. A cosa prendiamo? Alla camminata. Alla camminata! A chi ci vuole male? Birra Gambari. Com'è la birra Gambari? Tra l'altro del posto, artigianale. Buona e chiara, non filtrata e non pastorizzata. Buonissima, Paola. Buonissima. Sì? È buonissima. La birra è buona. È tipo mielosa, col miele. Non sa di miele. Amaro in bocca, con tutta la bocca impastata. Spettacolare. È arrivato il paninetto. Il paninetto è piccolo, eh.
Oddio! Mia ragazza, è finissimo. Fammi vedere il palmo, Angela. Metti il palmo a confronto. È enorme. Cos'è che abbiamo messo? È enorme. Wow! Capocollo, la bomba che è un misto con peperoncino e la funghi, provola. Provola, madonna. Vabbè, raga, cioè. Che profumo, non vi dico. Vabbè. Buon appetito. Buon appetito. No! È caduto tutto. Prodotti tipici proprio. È veramente enorme. Tipo uno dei panini più buoni della mia vita. Infinito, tu lo mangi e lui si rigenera. Guarda, sei ancora indietro. Dai, dacci dentro. Sono più avanti io. È che il tipico pane calabro è veramente duro. Cioè ci stiamo facendo le mandibole. I muscoli. Diventerò come Ridge di Beautiful. Delle mascelloni così. Il 17 qua c'è la fiera dei maccaroni gas. Quindi maccheroni fatti in casa. Oggi altra gitarella, si va a Messina. Siamo tornati sul traghetto, anzi sull'aliscafo. Sull'aliscafo. Che ci porta verso Messina e andiamo a incontrare due persone che conosciamo ma non conosciamo. Cioè, è strana questa cosa. Ci conosciamo da 3 anni sì, su Instagram. E però non ci siamo mai visti di persona, oggi li incontriamo. Bello. E ci vediamo di persona. E questo è il panorama dall'aliscafo. Un po' coperto, un po' sporco il vetro, non si capisce molto. Vabbè, comunque siamo quasi arrivati. Ragazzi, qua si magna. Siamo di fronte al mare. È una cosa, ragazzi. Siamo in Sicilia. Chi potevamo incontrare se non i siciliani doc che ci sono qui? Buongiorno. È un piacere. Ragazzi, siete uguali alla tua moglie. Siete uguali. Male da un lato. Ragazzi, comunque i rubinetti sono aperti perché c'è veramente un caldo atroce. Cosa ha preso Paolo? Il panino con la salsiccia. È chiaro. Il più leggero che c'era io l'ho preso. 40 gradi. Il più fresco. No dai, Angela si è comportata meglio. Non facciamo devo metà dire. Però per quello. Vabbè ragazzi, no, sembra dietro. Se maglia. Ragazzi, allora io vengo in Calabria da quando conosco Paolo, quindi sono quasi 12 anni ormai. E c'è una cosa di cui si parla sempre che è il pilone. Che è questo pilone. Qui siamo in Sicilia, quindi questo è il pilone siciliano, ma di là di fronte, ora eccolo là. Ho perso anche qua. Non so se si vedrà perché comunque lontano c'è il pilone calabrese, quindi pilone è la zona più stretta che c'è tra la Sicilia e la Calabria, dove chi fa le traversate in genere fa la traversata da lì. Comunque dopo il pranzo noi ci siamo buttati in mare, c'è un'acqua pazzesca, spettacolare, ma è un pochino fredda, ma ci sta visto che ci sono 40 gradi oggi. Qua vi faccio vedere il colore dell'acqua, è una piscina praticamente. Oh, fresca, fresca ma goduriosa. Ma voi venite sempre qua, giusto? No. Sempre? Non ho capito la domanda, eh? Ero sempre. Cioè, metà agosto? Primo bagno, però primo bagno. Questo bagno me lo ricordo. Quest'anno ho fatto il primo bagno. Bionde trip, cioè, le bionde trip. Scusa, segnano le bionde trip. L'inizio della stagione estiva, ma comunque guarda che vista che c'è anche là in fondo. Questa è Messina, no? Non è Messina, siamo è un altro paese. Dall'altra parte, perché questa è la punta proprio dell'isola. Quindi in teoria dall'altro lato c'è tutta la parte degli sbarchi, eccetera. No, vabbè, non potevamo finire diversamente oggi, ragazzi. Eh no, per forza. Ci voleva troppo. Cioè, mamma, queste more sono... Cioè, buono, sono granita more con panna. Io ho preso pistacchio e mandorla con panna. Ma si finge. Si fa questo, si fa? No, non si fa. Si fa questo, guarda cosa si fa. Madonna! Si fa così. Guarda. Guarda, queste sono le istruzioni per l'uso. Non puoi sbagliare. Guarda. Questa come si chiama da voi? Perché io la chiamo brioche col cucuzzolo. Però brioche. È un errore. Brioche. Quello è il tupo o giummo? O giummo. Cos'è? Giummo con la J o con la G? Come preferisci. Vabbè ragazzi, buon appetito. Oh.
siamo tornati in aeroporto, siamo a Lamezia. E niente, stiamo per imbarcarci e salutare torna, la Calabria. Avevamo salutato le famiglie oggi. Sì, sono rimaste qui. E noi torniamo da viaggio adesso e ci rimettiamo a lavorare. Emozioni forti dopo tutti questi anni. Tornare un po' dalla famiglia è stato veramente bello, ma veramente tanto. Non ce l'aspettavamo. Ci serviva, però in effetti ci serviva, abbiamo bisogno di questa carica in più che ci hanno dato e che ci porteremo con noi per questa nuova ripartenza. Scappata qualche lacrimuccia. E vabbè, adesso si ricomincia perché fra poco si parte, quindi bisogna tornare a insomma costruire la prossima avventura. Va bene, adesso fra poco arriva l'aereo che resta per atterrare e poi partiremo a breve. Bergamo.